Molti sono i casi in cui è evidente la polarizzazione della memoria sulla resistenza, ancor più dopo la svolta post-antifascista degli anni 90. Da questo momento in poi si inizia a parlare di memorie divise, per intendere quei contesti in cui è in atto uno scontro sulle responsabilità storiche delle parti, che ha conseguenze sulla narrazione della memoria. Un caso esemplare di questo fenomeno è la strage nazista delle Fosse Ardeatine, che ha rappresentato per lungo tempo il cuore della memoria divisa di Roma e dell'Italia sulla legittimità o meno della resistenza e soprattutto sul cosiddetto diritto di rappresaglia attribuito ai tedeschi. Questo è l'unico caso in cui le posizioni della destra più estrema si sono fuse con il senso comune moderato. Ed è questa convergenza a rendere particolarmente inquietanti le narrazioni sulle Fosse Ardeatine. Vediamo quindi cosa è successo, quali sono le convinzioni entrate nel senso comune e come sfatare alcuni falsi miti. Cominciamo dal fatto. L'eccidio delle Fosse Ardeatine fu l'uccisione di 335 militari e civili, prigionieri politici, ebrei e detenuti comuni, massacrati il 24 di marzo del 1944 a Roma dalle truppe di occupazione tedesca come rappresaglia per l'attentato di Via Rasella, compiuto il giorno prima da alcuni membri dei GAP romani, e dove rimasero uccisi 33 soldati tedeschi. Il senso comune che attribuisce ai partigiani la responsabilità della strage si fonda su alcune convinzioni storicamente errate. Numero 1, che la strage potesse essere prevista dai partigiani. Numero 2, che si sarebbe potuta evitare se i responsabili dell'attentato di Via Rasella si fossero consegnati al comando tedesco. Terzo, che i tedeschi non fossero veramente responsabili della strage in quanto meri esecutori di ordini e che la loro reazione fosse pienamente in linea con il diritto di rappresaglia, un diritto, ben inteso, mai sancito da nessun trattato internazionale in materia bellica, né prima, né durante, né dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sinteticamente sfatiamo questi miti. Primo errore storico, che poi è quello che alimenta tutta la narrazione sul caso delle Fosse Ardeatine, è che il comando tedesco diede notizia della strage solo dopo che questa era già avvenuta, rendendola quindi impossibile da prevedere. Numero 2. Come è stato confermato anche dal generale tedesco Kesserling in sede di processo a Roma nel 1946, non fu mai emanato alcun invito a costituirsi per i responsabili dell'attentato di Via Rasella, che quindi non ebbero mai la possibilità di presentarsi ed evitare la strage. Inoltre, è praticamente sconosciuto all'opinione pubblica che un processo ai partigiani fu effettivamente celebrato e si concluse con 3 assoluzioni nel 1950, nel 54 e nel 57. Terzo, nel racconto pubblico, l'attentato di Via Rasella e la strage delle Fosse Ardeatine sono presentate come un evento unico e quindi si applica la chiave interpretativa del nesso causa-conseguenza, come se appunto le Fosse Ardeatine fossero una logica conseguenza dell'attentato di Via Rasella. I due fatti in realtà rappresentano due eventi ben distinti e seppur esiste una relazione tra di loro, questa è estremamente problematica e per nulla automatica. Infatti, l'attentato di Via Rasella non fu né la prima né l'ultima azione partigiana a danno delle truppe di occupazione tedesche, senza che altre fossero seguite da azioni di rappresaglia. E allo stesso modo, le Fosse Ardeatine non furono né la prima né l'ultima strage compiuta dalle truppe d'occupazione nazista a Roma. Fu preceduta e seguita dalla fucilazione di 72 partigiani a Forte Bravetta, dai 10 fucilati di Pietralata, dalle 10 donne uccise a Ostiense e dai 14 ammazzati alla Storta. Tutti questi fatti, senza che fossero preceduti e quindi, secondo il senso comune, giustificati da azioni o attentati partigiani.